Ah, ciao ragazzi, eccoci in questo nuovo video e non ci fate caso che è la stessa location dell'ultimo video su Google Pay, perché si parla sempre di questo argomento. E quindi per dare un po' di continuità al video, insomma, eccomi qua. Ah, Poste Italiane finalmente si è decisa a dare il supporto a GPay. Era ora. Ovviamente mai che faccia le cose complete come si deve, perché ovviamente c'è il supporto a Google Pay ma non c'è quella ad Apple Pay, ad esempio. Io da iPhone user principale quale sono, vabbè, me la metto via, che devo fare? È una novità che c'è nell'aria già da qualche settimana, ma finalmente si può dire ultimata. Ora tiro fuori il mio portafoglio smart, ci ho fatto un video a riguardo, se ve lo siete perso lo trovate qui in alto, e tiro fuori la mia PostePay Evolution, carta contactless appunto. Questo portafoglio, tra l'altro, la scherma da eventuali furti, perché è lei la protagonista di questa novità. Google Pay è compatibile con PostePay Evolution, la carta nera per intenderci, quella invece gialla, standard, classica, no. Quindi solo con questa specifica carta che appunto dispone di IBAN. Io ora non starò qui a dirvi che cos'è, che cosa non è, che cosa fa, che cosa non fa Google Pay. Ho fatto un video a riguardo, guardatevelo qua in alto. Per utilizzare questa carta con GPay è necessario andare all'interno dell'applicazione PostePay apposita per Android e iOS e abilitarla. Quindi venite un secondo con me che vi faccio vedere come si fa. Prima di iniziare fate attenzione ad aver installato l'app Google Pay e di aver abilitato correttamente la carta PostePay in app. Prima di tutto accediamo a PostePay. Ho già eseguito il login e c'è già la mia carta che ora premo. Poco più sotto ci sarà attiva Google Pay. Pigiamo. Vedete che si apre automaticamente la schermata Google. Diamo continua. Accettiamo i termini ed ecco fatto. Adesso però è arrivato il momento della prova del 9. Ho qui con me il mio Nokia 3.1 Plus, vi porterò la recensione tra qualche settimana. Dispone di chip NFC ed è importante, perché se il vostro dispositivo non dispone di NFC non potete pagare appunto con telefono, e quindi Google Pay vanifica un po' tutta la sua utilità. Potete sì pagare all'interno delle applicazioni che usufruiscono di Google Pay, ma non pagamenti direttamente con telefono. Dato che in questo momento sono le 3:30, mi vado a bere un buon cappuccino, anzi no, un bell'orzo, e pago con il mio telefono. Andiamo. Ovviamente, come per tutti i pagamenti contactless, fino a 25 euro non vi sarà richiesto di sbloccare il dispositivo. Vi basta attivare lo schermo e appoggiarlo. Se superate questa cifra, prima dovrete sbloccarlo tramite fingerprint, tramite PIN, insomma, quello che avete impostato come metodo di sblocco. Venite che vi faccio vedere. E avete visto, pagamento effettuato, semplicissimo, e ora anche con la mia PostePay finalmente funziona, quanto sono contento. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo in una prossima produzione. Ciao ragazzi!